Flower Garden Center presenta fino al 19 febbraio la mostra delle orchidee, oltre 100 esemplari tra i più ricercati in una splendida casa delle farfalle tropicali. La mostra delle orchidee è un grande classico di Flower ed è anche un orgoglio per lei che viene sempre qui da tanti anni, ma ci racconti. Ero un po' più giovane, 28 anni fa, quando iniziava per la prima volta qui al Flower la prima esposizione di orchidee in Italia. Ed è un vanto per questo garden perché già da allora, oltre a vendere orchidee, già pensavano anche a far vedere la bellezza e il fascino di queste magliarde. Per festeggiare San Valentino in occasione dell'omonima fiera del comune di Bussolengo, Flower aderisce al progetto di marketing territoriale La Rosa di San Valentino, selezionando una nuova varietà di pianta di rosa. La rosa di San Valentino è un ibrido di Tea, selezionato da noi l'estate scorsa, l'abbiamo visto in vivaio, ci sembrava una rosa molto interessante per la nostra vendita e anche per il progetto del comune di Bussolengo. Quindi allora l'abbiamo selezionata e per adesso l'abbiamo in esclusiva con il marchio La Rosa di San Valentino, che sarebbe collegato al progetto Rosa di Bussolengo dell'Eterno Amore, e quindi è una rosa molto resistente, che si adatta benissimo alla coltivazione in vaso e anche a coltivazioni in piena terra, quindi nei giardini, aiole e quant'altro, e dà il massimo della fioritura nel periodo di maggio. A luglio-agosto si riposa un po' quando le temperature sono molto alte, però a settembre torna, settembre-ottobre, ad essere generosa e a fare ancora una buona fioritura. Il fiore di questa rosa è un bel rosso, brillante, leggermente vellutata, e direi che ci auguriamo che avrà un grande successo per tutti i nostri punti vendita e per il comune di Bussolengo. Per tutte le iniziative legate alla mostra delle orchidee potete visitare il sito flower.it.